Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il leader russo Vladimir Putin. Con il presidente Putin abbiamo confermato l'eccellente stato delle nostre relazioni bilaterali, nonostante il permanere delle condizioni che hanno condotto a un deterioramento delle relazioni tra Russia e Unione Europea e quindi alle sanzioni europee. In un momento delicato per l'economia globale, il nostro sostegno alle relazioni economiche tra Italia e Russia corrisponde al reciproco interesse dei nostri paesi. Contiamo dunque sull'atteggiamento costruttivo di Mosca nell'ambito di un dialogo a tutto campo che promuoviamo in tutti i contesti internazionali insieme ai nostri partner. Noi non riteniamo che le sanzioni siano un fine. Riteniamo che questo regime auspichiamo che sia transitorio e l'Italia come paese lavora perché ovviamente si creino le premesse per un superamento di questo stato di rapporti tra Unione Europea e Russia. È uno stato di rapporti che non fa assolutamente bene alla Russia, ma non fa bene pure all'Unione Europea e in particolare anche all'Italia, che potrebbe incrementare ancor più le relazioni economiche e commerciali. Ovviamente per raggiungere questo obiettivo, obiettivo al quale l'Italia è pienamente devota, occorrono creare, come dicevo, delle premesse, occorre che si maturino le circostanze e noi lavoreremo perché maturino queste circostanze. Durante la tavola rotonda dell'Assemblea Pubblica di Farmindustria, il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Libassi, ha sottolineato il problema della carenza di farmaci in Europa, che riguarda centinaia se non migliaia di prodotti, ma le cui cause non sono ancora chiare. Secondo Libassi è una situazione che non si è mai verificata a livello europeo. Tantissimi paesi riportano questo problema, che sta aumentando in modo esponenziale. Una delle possibili cause potrebbe essere un problema di differenze di prezzo tra i paesi. Amazon ha annunciato altre 1.000 assunzioni a tempo indeterminato in Italia. Così, dai 5.500 addetti attualmente impegnati a tempo indeterminato, si salirà fino a 6.500 dipendenti entro la fine dell'anno in corso. Le nuove opportunità di lavoro sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livello di competenza, dagli ingegneri a sviluppatori di software, dagli operatori di magazzino agli esperti di marketing, fino a chi è alla ricerca della prima esperienza lavorativa. La maggior parte dei ruoli saranno disponibili nel nord Italia, ma anche al centro, come in provincia di Rieti. L'emergenza rifiuti a Roma continua a destare preoccupazioni. A riguardo, la Regione Lazio ha emanato un'ordinanza in cui afferma che tutti gli impianti di smaltimento rifiuti saranno a disposizione della spazzatura della capitale fino a capienza massima ed ha dato precise indicazioni all'AMA, tra cui pulire immediatamente la città, pagare i fornitori, disporre di impianti di trattamento di rifiuti mobili e assicurare aree idonee di trasferenza dei rifiuti. Questi sono i risultati del vertice tenutosi il 3 luglio tra il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e l'assessore ai rifiuti del Lazio Massimiliano Valeriani.